Credo che così li salutiamo. Finalmente il presidente della CIA Scanavino è collegato con noi dalla provincia di Asti. Presidente, ci sente? No, ancora l'audio va. Perdonateci per queste prove in diretta. Eccolo, finalmente è arrivata la voce. Saluto collegato con noi anche da Roma il professor Antinori, infettivologo dello Spallanzani. Buongiorno, professor Antinori. Buongiorno a voi. Ecco, i collegamenti sono tutti, diciamo, buoni, bei collegamenti, e quindi adesso coinvolgeremo i nostri ospiti. Però devo tornare un attimo a De Magistris per chiedere a De Magistris. C'è un grande timore che alla fine di questa settimana, con la Pasqua, la Pasquetta, insomma, le persone, anche ovviamente complice il bel tempo, almeno è previsto bel tempo, possano, no, trasgredire ulteriormente. So che anche il Ministro dell'Interno prevede dei blocchi e dei controlli rafforzati. Vi state organizzando anche come Comune, Sindaco? Ma tre brevi considerazioni. La prima: per i prossimi tre ponti, chiamiamoli così, sì, Pasqua, 25 aprile e 1 maggio, bisogna stare a casa. La seconda: mi fa un po' sorridere l'idea che si vada in cinque in una chiesa, cioè si apre la chiesa e poi vanno cinque persone. Quindi se uno è credente, vuole pregare, eccetera, questo è il momento per riscoprire il Vangelo, forse perché si ha più tempo per tante persone di non improvvisarsi credenti all'improvviso. La terza: la pastiera. Il tema sembra veramente parva materia, ma io credo che, per esempio, il prodotto a domicilio con tutte le garanzie poteva essere garantito. Ecco, in alcuni casi queste differenti valutazioni tra il governo centrale e i governi regionali non hanno aiutato, perché anche qui si è creata molta confusione. Il panettiere può fare il casatiello? Sì, no. Il panettiere può fare la pastiera? Sì, no. No. Probabilmente un'uniformità. Io credo che il cibo a domicilio non metterebbe in pericolo nulla. De Luca ha fatto un po' di confusione, la gente non può uscire per comprare la pastiera. Forse poteva essere la pastiera come l'uovo, che arrivava anche nelle famiglie più povere, sarebbe stato un bel segnale di uguaglianza in questo momento. No, a onor del vero, so che siete duellanti da sempre. De Luca ha detto: fatevela in casa, nel senso, comprate gli ingredienti e poi ve la fate in casa questa pastiera. Questo io ho capito, poi magari mi sbaglio. Sicuramente, però ha detto pure: non uscite. Tenete presente, questo giusto non è il momento. Io siamo favorevolissimi tutti in casa, e lo diciamo anche in modo senza creare terrorismo, l'ho detto io adesso. Però incominciamo a tenere presente che da qui a breve noi avremo praticamente il fallimento totale di tutta una serie di attività. Quindi, sì, secondo me, fermo restando tutti i divieti, su alcuni che non comprendo, perché secondo me il cibo a domicilio con tutte le garanzie, anzi, evita che le persone escano e certe volte si accalcano fuori, certo, si accalcano fuori alle botteghe. Però è un fatto di buon senso, qua non c'è bisogno di ordinanze, poi qua, sì, fanno un'ordinanza al giorno in Campania e nel paese. No, ma lei ha messo, Sindaco, lei ha sottolineato una cosa che, insomma, si sta verificando giustamente, anche dei contrasti, delle polemiche molto forti tra regioni e Stato centrale. Tutti i giorni, abbiamo già detto, e tutti i giorni ne registriamo una. Per esempio, oggi c'è l'ennesima polemica che arriva dall'assessore alla Lombardia Gallera a proposito delle zone rosse nella Bergamasca. Ancora una volta Gallera dice: lo Stato doveva imporre la chiusura, non potevamo essere noi. Ma insomma, lasciamo da parte questo argomento. Ha ragione anche a proposito dei comuni. Ci sono dei comuni nel nord, noi lo abbiamo mostrato per esempio col nostro telegiornale, i cui sindaci hanno preso l'iniziativa di fare tamponi a tutta la popolazione. Parliamo di comuni di 5-6 mila abitanti, cioè ci si muove in ordine sparso. Ha ragione, questo è un aspetto che approfondiremo. Allora, voglio chiedere però subito una cosa al professor Antinori, perché veniva sollecitato dal sindaco De Magistris. Dal suo punto di vista di infettivologo, la consegna dei cibi nelle case, a domicilio, può rappresentare una qualche forma di rischio o no? No, assolutamente no, non c'è rischio, e direi che può essere un'utile soluzione per evitare i sovraffollamenti dei supermercati, che rappresentano potenzialmente un problema. Ecco, e questo è molto importante. Poi un'altra cosa che le volevo chiedere subito per coinvolgerla
ha visto i numeri di ieri, ha visto cosa dice il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, dal suo punto di vista. Peraltro voglio ricordare che ieri, credo per la prima volta, lo Spallanzani ha registrato più dimissioni che ricoveri, no? Credo, non vorrei sbagliarmi. E quindi è un dato molto importante. Ecco, secondo lei a che punto siamo della famosa curva? Qualcuno la definisce un panettone, cioè quindi immaginiamo un panettone prima di arrivare alla curva discendente. A che punto siamo? Io credo che ormai siamo a circa 4 settimane dalle disposizioni restrittive che sono state adottate in quello che è un principio epidemiologico di mitigazione dell'epidemia, cioè ridurre i contatti il più possibile per evitare la trasmissione. Stiamo cominciando a vedere degli effetti, però questo non vuol dire che bisogna abbassare la guardia. E l'onda è ancora lunga, il famoso picco non è ancora completamente arrivato. Ricordo che ci sono molti modelli matematici che sono stati prodotti in queste settimane che hanno regolarmente non individuato con esattezza il momento del picco. Quindi io credo che dobbiamo ancora tenere la guardia molto alta, perché altrimenti rischiamo poi di avere dei danni successivi, cioè di non poter vedere fino in fondo i benefici della politica restrittiva che è stata giustamente finora adottata. Senta, professor Tiroli, un'altra domanda, questa mi viene in mente sempre sulla scia del ragionamento che faceva il sindaco De Magistris, no? La Lombardia dice da oggi tutti con la mascherina anche per la strada, anche in esterno, insomma, per capirci, chi ancora non ce l'ha si metta una sciarpa. La Regione Lombardia ha garantito che comunque tutti i cittadini lombardi saranno muniti di mascherina. La Regione Toscana credo stia pensando a un provvedimento analogo. Mi pareva di aver capito che forse anche De Luca, poi però lo chiediamo a De Magistris, avesse in mente una cosa del genere, ma insomma al di là delle intenzioni. E noi abbiamo saputo e capito, sentendo gli esperti, che la cosa più importante è la distanza, no? Il distanziamento fisico, io lo definisco fisico più che sociale, la mascherina solo in ambienti chiusi o dove non è possibile rispettare questa distanza. Possiamo fare chiarezza una volta per tutte o no? Assolutamente, questo è il principio corretto. Il distanziamento fisico-sociale è la vera misura efficace. Anche perché la mascherina, se indossata, se può costituire anche un elemento di falsa sicurezza, per cui le persone, sentendosi al sicuro, si potrebbero avvicinare, quindi non rispettare quella che è la misura fondamentale. Non ha senso mettere la mascherina in luoghi aperti, potrebbe avere un senso entro certi limiti e doverla indossare in luoghi affollati, però la misura di distanziamento è quella fondamentale. Se il prezzo dell'utilizzo delle mascherine si paga sul versante dell'abbassare la guardia sulle misure di distanziamento, direi che non è assolutamente una buona soluzione. Ricordiamo che inoltre che tutte queste soluzioni andrebbero concertate a livello centrale, esistono disposizioni internazionali, esistono le posizioni del WHO, esistono quello che sono le indicazioni tecniche che vengono dal governo, dal Ministero della Salute. Io credo che al di là delle singole iniziative sia necessario avere una politica, come dire, concertata e armonica su questo tipo di soluzione. Grazie per le sue parole di chiarezza, guardo Roberto Sommella, che è importante, perché poi c'è anche ovviamente un clima di ansia generalizzato e ne sentiamo un po' di tutti i colori a volte. Ma io capisco che noi abbiamo bisogno di certezze, di indicazioni e ci rivolgiamo alle autorità sanitarie in questo senso. Secondo me è evidente che sta avendo successo la clausura. Come diceva il professore, è anche evidente che i contatti umani vanno ridotti a zero e che altre cose, insomma, passeggiare, adesso faccio un esempio, sotto casa da soli con la mascherina, mi conforti il professore, non ha senso, giusto? Ecco. Quindi, giusto, nessuno. Due, tre cose, oppure guidare in macchina come ho visto con la mascherina da soli, pure quello, insomma, è insensato. Però è importante sentire voi della comunità scientifica, perché noi tendevamo fino allo scoppio di questa pandemia a essere tuttologi, invece
ognuno fa il suo mestiere, io faccio il giornalista, economico, mi fermo a quei confini, ecco, non voglio diventare virologo o professore di medicina. Perché poi questo è un altro aspetto che tutti gli italiani, anche perché hanno più tempo a disposizione, ormai sono infettivologi, virologi, no? Cioè si va su internet, sulla rete, bisogna stare molto diciamo, attenti. Finché la nazionale di calcio va bene essere tutti allenatori, però se si tratta di una pandemia, ognuno faccia il suo. Allora, prima di andare in pubblicità, due... Azienda che producono cavolfiori, asparagi, tutta l'ortofrutta che poi andrà sulla grande distribuzione. Ci sono situazioni dovute al Covid-19 che hanno allungato i tempi e complicato molto quelle lì che sono tutte le procedure normali e soprattutto allungato i tempi perché la manodopera non si trova. Una situazione che si registra in tutto il mondo, quella della mancanza di manodopera nei campi, che mette a rischio la catena della grande distribuzione. Solo in Italia mancherebbero all'appello quasi 400.000 persone. Diciamo che viene a mancare un circa 20-25% di manodopera oggi con queste nuove procedure, soprattutto manodopera che veniva approvvigionata dall'estero. Sarebbero più di 35.000 i lavoratori marocchini che mancano, così come 32.000 quelli di nazionalità albanese. I più numerosi sono dalla Romania, con più di 100.000 presenze stagionali in Italia. E le conseguenze sull'operato delle aziende di questa mancanza si fa già sentire. Gli operai che oggi mancano all'appello sono bloccati nei loro paesi dopo la pausa invernale, senza la possibilità di tornare al loro lavoro. Pur garantendo tutte le sicurezze e le necessità di controlli del caso, noi chiediamo che venga agevolata e velocizzata tutta la burocrazia che occorre per far rientrare al lavoro queste persone. Meno burocrazia, quindi, per creare corridoi di arrivi, ma anche utilizzare nei campi chi non lavorando percepisce un sussidio dallo Stato come il reddito di cittadinanza. È una proposta di cui si parla da giorni e a cui sembra si stia lavorando. Noi durante la primavera raggiungiamo il picco di assunzioni in agricoltura, arriviamo a oltre 1.100.000 occupati e durante questa fase appunto abbiamo una necessità di ulteriori 250.000 operai, tutte le persone che oggi percepiscono o dal reddito cittadinanza o altri sussidi, e abbiamo chiesto ovviamente di poter anche utilizzare loro in campagna. Manderò una lettera all'ANCI in cui chiederò ovviamente di attivare tutti i comuni che vorranno farlo per mettere in contatto le aziende agricole con chi oggi è percettore di un reddito di cittadinanza. Allora, caro Presidente Scanavino, vediamo un po', intanto ha visto che par condicio abbiamo rappresentata da un punto di vista di rappresentatività la filiera, perché c'è lei della scia, abbiamo sentito l'esponente. Io devo andare, mi devo salutare. No, dove va, sindaco? Resti un altro po' con noi. C'è un altro, purtroppo devo andare. Allora, grazie del contributo. Grazie a voi, alla prossima. E buon lavoro, sindaco. Grazie, allora, buona giornata, buon lavoro, arrivederci. A lei. Allora, dicevo Scanavino, c'era il presidente di Coldiretti Viterbo, c'era il presidente di Confagricoltura. Ci dice un po' qual è la situazione, cioè è un allarme che sta crescendo, quello della mancanza di manodopera? Ma certo, il problema è molto simile per tutti, in tutte le aree d'Italia. È un problema molto serio che sconta anche la limitazione della mobilità dei cittadini d'Europa. La Romania, ad esempio, ha una situazione legata al Covid-19 che è molto simile a quella italiana. Gli operai romeni che sono in Italia e parlano con le loro famiglie ci parlano di limitazioni alla mobilità e quindi tutto diventa più complicato. È vero, la ministra sta lavorando anche col governo romeno, vedremo quali saranno i risultati. E tuttavia oggi noi dobbiamo utilizzare tutto quello che è possibile utilizzare in patria. Intanto noi abbiamo ad esempio proposto una sanatoria per i cittadini stranieri che si assoggettino a un contratto di lavoro, il che potrebbe con una
un versamento del datore di lavoro allo Stato e poi successivamente la regolarizzazione, quindi contributi previdenziali IRPEF, portare anche un po' di denaro nelle casse dello Stato. Bisogna utilizzare tutto quel che c'è in patria, aumentando il livello di flessibilità e di semplificazione burocratica nelle relazioni. Noi ad esempio sosteniamo che la legge Biagi ce lo consente, sia necessario che le organizzazioni della rappresentanza agricola aprano delle piattaforme di incontro tra le richieste dei datori di lavoro e i lavoratori disponibili, in modo da agevolare questo percorso, processo di identificazione, di contatto, e andare incontro anche agli uffici del lavoro che non ce la fanno a sostenere una situazione così gravosa. Sì. Senta, ma l'idea che peraltro insomma da alcuni giorni viene rilanciata, cioè di utilizzare le persone beneficiarie del reddito di cittadinanza, è praticabile dal suo punto di vista? Ma dal punto di vista burocratico non ho una risposta, dal punto di vista pratico sicuramente è praticabile. Con Massimiliano Giansanti ne abbiamo parlato diverse volte, siamo d'accordo. Possiamo parlare anche di cassa integrati dell'industria o di gente in disoccupazione speciale già prima del Covid-19, cioè noi siamo disponibili a ragionare anche col sindacato attorno ad ogni forma che consenta, per un periodo limitato ovviamente, il periodo delle raccolte, diciamo da maggio a settembre, ottobre, a entrare in contatto con tutti i lavoratori che ritengono possa essere di loro gradimento, diciamo, il lavoro agricolo e delle raccolte. C'era stato un grande dibattito sui voucher, c'era un'opposizione del sindacato, sì. Noi riteniamo che i voucher possano essere anche utili, ma dobbiamo passare oltre, perché altrimenti sterilizziamo la discussione su uno strumento che è troppo controverso e abbiamo imparato che alla fine non produce quello che noi ci aspettiamo. Sì. Altri strumenti di flessibilità negoziati, concordati, condivisi, dove ognuno faccia la sua parte e non ci siano ovviamente abusi o sfruttamenti. Sì. Vado a Roberto Mello, che giustamente il Presidente Scalavino dice se, come si è visto, la questione di estendere, liberalizzare l'uso dei voucher in agricoltura ha già scatenato la reazione dei almeno di CGL e CISL e UIL, che hanno detto non se ne parla proprio, dice giustamente Scalavino pensiamo ad altri strumenti, perché qui... Ma io penso che qua serva il buon senso. Intanto fatemi fare questa riflessione. Abbiamo visto che poi c'è una categoria di migranti molto importante per la nostra vita sociale e per la nostra economia, che sono i braccianti agricoli. Quindi cominciamo a ripensare a tutto quello che si diceva un tempo, quando arrivavano i barconi dei disperati e consideravamo i romeni extracomunitari quando invece sono nell'Unione Europea. Questo va fatta una profonda riflessione sul ruolo che hanno le persone che non sono italiane nella nostra economia, e penso che il Presidente Scalavino lo possa confermare. La seconda cosa che serve assolutamente sostenere il settore agricolo, anche qui riscopriamo l'importanza del settore agricolo. Abbiamo sempre detto che in Europa la politica agricola comune, perché è così, la fa la Francia, mentre l'Italia non ha nulla da invidiare alla Francia. Ecco, anche qui dobbiamo riscoprire un sentimento nazionale importante e abbattere tutte le scartoffie del caso per far sì che i nostri prodotti, che sono tra i migliori al mondo, possano essere raccolti. Aggiungo che in Francia già 10 giorni fa il ministro dell'agricoltura ha detto lasciate le città e andate in campagna. Sì. Quindi. No, sono contento che batti sempre su quella burocrazia zero, adesso poi ci torniamo. Devo tornare però dal professor Antinori, che credo, non so se può stare ancora con noi un po', professore, glielo chiedo così pubblicamente. Sì, sì, un po' ancora sì. Grazie. Mi dispiace che sia andato via il sindaco di Napoli, perché voglio chiedere al professor Antinori cosa pensa, no, della cura sperimentale all'Istituto Nazionale dei Tumori, il Pascale di Napoli, no? Se ne è parlato molto, l'utilizzo di questo farmaco per l'artrite reumatoide, che nei casi credo più gravi insomma sta dando risultati incoraggianti. Peraltro proprio il giornale oggi di Sommella se ne occupa con un'intervista al professor Ascerto di Gianmarco Giura. Cosa pensa di questa cura? Ma guardi,
Una cosa bisogna dire innanzitutto su tutta la terapia che noi stiamo utilizzando in questa malattia. Ancora non ci sono risultati sicuri sull'efficacia, perché noi ci basiamo al momento su studi, come si dice in gergo, non controllati. Gli studi controllati devono ancora arrivare, quindi le prove di evidenza sicure ancora non le abbiamo. Sicuramente, e questo tipo, chiamiamola immunoterapia, anche se è un termine un po' improprio, sì, riservata soprattutto ai pazienti più avanzati nella loro storia di malattia, può essere un presidio utile. Noi stessi la stiamo utilizzando, siamo nella sperimentazione centralizzata al Pascale e supportata da AIFA. Ci sono altri studi con altri farmaci simili e direi che è uno degli aspetti sicuramente più interessanti e più innovativi. La terapia antivirale forse trova una collocazione migliore all'inizio, forse addirittura quando il paziente non è ancora ospedalizzato, cosa che si sta cercando di fare, certo, d'intesa con i medici di medicina generale, ed è un aspetto molto importante di integrazione col territorio. L'immunoterapia trova più indicazione nella fase più avanzata di malattia, quando la malattia si complica dal punto di vista infiammatorio, provocando i danni polmonari che poi sono noti. Allora professore, se ha ancora qualche minuto per noi, adesso salutiamo Paolo Sottocorona, perché a inizio di settimana ci racconta come questa settimana di Pasqua, io da quello che ho capito ci sarà bel tempo e sembra una beffarda ironia, no? Vista la condizione di tutti noi, perché poi col professore Tinone abbiamo un paio di domande ancora importanti. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno. Allora, torno subito da Scanavino, però così per salutare il professor Antinori, un paio di domande di quelle che diciamo arrivano anche dai nostri telespettatori. Mi permetto di sfruttarla così, professor Antinori. Intanto c'è un telespettatore, Roberto, che ci dice: ma vorrei sapere che fine fanno i rifiuti ospedalieri dove non ci sono inceneritori. Spero non siano alla mercé di gabbiani, eccetera. È preoccupato per... No. No, non scherziamo, lo smaltimento dei rifiuti ospedalieri segue i normali percorsi già largamente attivi e impiegati prima, credo che stia funzionando benissimo, non evochiamo scenari che non esistono. Che non esistono. Poi, altra domanda, se io ho fatto il vaccino anti-influenzale, ma anche quello contro lo pneumococco, no, per la polmonite, ho uno scudo in più contro il coronavirus? No, direi di no. I vaccini proteggono contro le malattie per cui si è vaccinati. Una cosa che può essere utile, se ne parla e se ne parlerà anche in occasione della prossima stagione autunnale, è quella che vaccinare di più contro l'influenza e altre malattie elimina, come dire, gli altri fattori di confondimento. Ecco. Quindi avremo uno scenario più chiaro dal punto di vista delle infezioni, ma non è pensabile che il vaccino dell'influenza protegga contro questa malattia. Senta, abbiamo appena sentito da Sottocorona che sembra veramente una beffa, che forse quest'anno Pasqua e Pasquetta saranno delle belle giornate e anche calde, ma insomma questo è un altro discorso. Lo dico perché lei sa benissimo che ci si aggrappa molto alla stagione calda, all'estate che verrà, e però alcuni esperti ci dicono: non ci illudiamo, non sarà l'estate a sconfiggere il coronavirus. Lei come la pensa? Io la penso esattamente in questo modo: non abbiamo nessuna prova sicura che l'aumento della temperatura ci possa proteggere o possa cambiare di per sé l'andamento dell'epidemia. E quindi anche questo non deve diventare un elemento di falsa sicurezza. Noi dobbiamo in questo momento combattere con molta onestà tutti gli elementi di falsa sicurezza e ricorrere solo alle misure che riteniamo essere certe dal punto di vista dell'efficacia. È tempo di pensare a una parziale, graduale riapertura o no? E con quali, in parte l'ha già detto, cioè con quali precauzioni? Ma guardi, questo è un grande argomento. Io vorrei essere un po' chiaro e un po' articolato su questo, perché mi rendo conto che poi le attese sono tante e il paese in qualche modo dovrà prima o poi ripartire. Questo lo capiamo tutti e se ne rende conto anche la componente tecnica e scientifica. E sicuramente bisognerà studiare il modo, questa è una cosa importante, e il modo dovrà essere concertato con la comunità scientifica e dovrà essere basato sui dati di evidenza. Io eviterei fughe in avanti. Eviterei anche di parlarne troppo in questo momento, perché io dico sinceramente, ieri ho visto le immagini di Roma con il drone che erano impressionanti, però da un certo punto di vista mi hanno rincuorato, vuol dire che la gente ha capito, la gente ha colto il messaggio, i messaggi sono stati efficaci e sono passati. Ecco, non disperdiamo
questa consapevolezza, questa responsabilità. Ancora non è il momento di riaprire, di abbassare la guardia. Si può cominciare a parlarne con molta prudenza, però per farlo ci vogliono dati, ci vogliono studi, bisogna capire in che modo testare le popolazioni, in che modo poter immaginare, come dire, quello che viene detto, un rimettere in modo differenziato e flessibile il paese. C'era una bella intervista del ministro Speranza in questo senso ieri. Però per fare questo abbiamo bisogno di più dati sull'efficacia dei sistemi diagnostici, sulla sierologia, su tutto quello che può servire per poter alimentare questo tipo di strategia. Professore, grazie per la sua chiarezza. Ovviamente porti i nostri saluti a chiunque lavora in questa eccellenza che è lo Spallanzani. Grazie a voi anche per il lavoro che state facendo. Grazie molto. Perché l'informazione è molto importante in questo momento. Ne siamo consapevoli e sappiamo quanto bisogna pesare ogni parola. Buon lavoro, professor Antinori. Grazie, grazie. Allora, intanto saluto Tobia Zevi, eccolo, credo che sia collegato. Buongiorno. Che con Io Resto Insieme in questi giorni, in queste settimane così difficili, ha messo su uno spazio, no? Commentare, raccontare fatti, no? E argomenti di questi tempi di convivenza col coronavirus, è così? Diciamo che noi abbiamo messo a punto una linea telefonica che di fatto ci consegna uno spaccato dell'Italia, nel senso che fondamentalmente noi abbiamo un filo diretto con i cittadini a cui abbiamo scelto di fare compagnia. Siamo tutti volontari e volontari, persone che appunto lo fanno per cercare di aiutare, e ci siamo detti che la solitudine in questo periodo era un problema altrettanto grave, o comunque molto grave nel contemporaneo rispetto all'emergenza sanitaria. E quindi tutti i giorni tra le 17 e le 21 abbiamo aperto una linea telefonica per tutta Italia. Il numero lo diamo, così facciamo anche un piccolo spot: 06 56 54 83 70. Si può chiamare, si parla, ci si fa compagnia. Non forniamo assistenza legale o assistenza psicologica, ma cerchiamo di rispondere a quel bisogno sempre più forte in questi giorni in cui dobbiamo stare in casa, di tante persone, di sentirsi un po' meno sole. Ecco, ma immagino chiamino questo numero tante persone normali, però coinvolgete anche delle persone conosciute del mondo della sanità, della politica, non lo so. Sì, questa è un esperimento che facciamo oggi. Siccome noi abbiamo avuto un successo del tutto imprevisto, un successo che da una parte ci rallegra perché vuol dire che abbiamo colto nel segno, ma dall'altro ovviamente ci rende ancora più responsabili perché dobbiamo rispondere a tutte queste esigenze, abbiamo iniziato a chiedere da oggi ad alcune personalità di mettersi loro a fare i volontari per un turno, e in questo modo rispondere, anche comprendere meglio quello che sta accadendo. Allora oggi iniziamo alle 5 di oggi con il ministro Peppe Provenzano, che molto generosamente, devo dire, ci ha concesso due ore del suo tempo per rispondere ai cittadini. Non sarà una discussione politica, naturalmente, qui si parla in gran parte, nella maggior parte dei casi si parla di cosa si fa durante la giornata, quali sono i problemi concreti, quali sono i dubbi sull'autocertificazione, cosa si può fare e cosa non si può fare in questi giorni. Ecco, ci sembrava utile iniziare da un politico, tra l'altro un politico giovane e bravo come Peppe, per appunto fargli incontrare virtualmente i cittadini, anche in una maniera secondo me intima per certi aspetti, e capire meglio quello che sta accadendo. Sì. Ti faccio un esempio, se posso. Noi, tra le tante sollecitazioni che riceviamo una quantità enorme di domande di cittadini che non comprendono bene tante delle regole che ci sono. Allora, per esempio, da questo punto di vista, far incontrare chi è responsabile nelle istituzioni anche delle cose da fare è importante, perché, ripeto, c'è molto disorientamento e c'è molta confusione ancora. Sì, sfrutto le parole che mi dicevi per dire quanto disorientamento c'è in tantissimi imprenditori, in lavoratori autonomi, in partite IVA, la catastrofe dell'Inps l'abbiamo raccontata tutti. È una situazione inaspettata, torno a dire questo è il momento di restare evidentemente a casa, seguire tutte le indicazioni della comunità scientifica e del governo, ma per il governo è il momento già di programmare la fase 2, perché se una lezione ci viene da questa crisi è che possiamo, nonostante ci sia una guerra sanitaria in corso, già programmare e pensare al futuro. Quando ci furono le guerre purtroppo bisognava proteggersi dalle bombe, la popolazione civile doveva stare nei rifugi. Oggi la popolazione civile è rifugiata a casa, ma invece il governo, l'esecutivo, deve pensare a dare immediatamente liquidità
alle imprese, perché queste imprese grandi, piccole, medie, sono poi il cuore dell'economia italiana, ma soprattutto sono quelle che poi pagano le tasse e contribuiscono, certo, anche in parte al bilancio dello Stato. Questo decreto di cui parlavi te prima, quindi, è molto importante, è fondamentale, perché, come abbiamo detto appunto nell'appello che avete fatto vedere voi poco tempo fa, pochi minuti fa, noi di Milano Finanza, ma credo che questo sia condivisibile, abbiamo lanciato l'appello con oltre 200 imprenditori affinché arrivi immediatamente un afflusso di garanzie statali, noi abbiamo detto 300 miliardi di euro alle banche, affinché le stesse banche poi riversino queste garanzie tramite prestiti alle imprese e alle famiglie. Questo è il momento in cui il nostro terreno economico e industriale non può diventare un deserto, perché noi sappiamo che poi dal deserto non si, certo, torna più indietro, quindi è il momento immediatamente di mettere liquidità nel sistema economico e imprenditoriale senza burocrazia, senza carte, senza scappatoie, senza ingolfare la macchina Stato. Noi abbiamo messo ieri sul sito milanofinanza.it il modello americano di autocertificazione, cioè il documento, quello originale, no? Lo potete andare a vedere, milanofinanza.it. Marcello Bucci ha fatto un pezzo con allegato il documento, 3 pagine e mezzo, in cui si dice chi sei, che lavoro fai, che impresa hai, dichiari se hai fatto fallimento negli ultimi 7 anni, se hai pendenze diciamo giudiziarie. Se tutto ciò è in regola, ti autocertifichi e ti immetti direttamente con l'IBAN al servizio di sostentamento deciso dall'amministrazione americana. Evidentemente, se dici il falso, vai in carcere. Fine dell'autocertificazione. E non ci sono scappatoie. Scalavino, lei che fa anche l'imprenditore agricolo, nel senso, è questo quello che serve, non solo liquidità, ma burocrazia zero. Burocrazia zero, liquidità, e tener conto che in agricoltura, in alcuni settori, penso al florovivaismo, l'annata è persa. Non possiamo ricominciare a produrre a giugno o a luglio. Oggi i florovivaisti hanno perso un'annata. E quindi non solo liquidità, ma anche qualche ristoro sul fatturato perso, perché altrimenti noi non troveremo più queste imprese in condizioni di fornire bene e affrontare il mercato. E poi trattare in modo diverso, per quanto riguarda l'agricoltura e l'agroalimentare, le varie produzioni. Alcune sono ancora toniche, altre stanno andando in crisi, altre forse non andranno in crisi. Quando parliamo di un prodotto e pensiamo a chi va con quel prodotto alla grande distribuzione e quindi sta vendendo, e chi invece andava solo all'Horeca, ai ristoranti, ai mercati di prossimità, ai negozi, quello è completamente fermo. Chi produceva mozzarella e formaggio fresco per le pizzerie di Roma, di Milano, di Napoli, di Torino, e aveva come unica attività quella, è chiuso e definitivamente, difficilmente riuscirà a riaprire. Quindi non c'è il settore caseario, il settore ortofrutticolo, il settore della carne bovina. Ci sono tante fattispecie all'interno degli stessi settori che vanno trattate, certo, diversamente. Certo. Altrimenti faremo delle vittime. Questo mi permette di chiedere però a Roberto Sommella una cosa, perché indicava il settore del florovivaismo, no? Il presidente Scalavino. Io penso al settore alberghiero, ai bar, no, ai ristoranti. Certo. Cioè basta un prestito da peraltro restituire, allora, seppur spalmato in 6 anni, o ci vuole qualcosa in più? Aggiungo una cosa fondamentale che ha deciso l'amministrazione americana. Sì. Tu hai il prestito, se garantisci gli stessi posti di lavoro pre-crisi, il prestito ti è condonato. Ah, chiaro? Sì. Hai il prestito, hai 15 dipendenti prima della crisi, ne hai 15 dopo il prestito finita la crisi, quel prestito non lo devi restituire. Eh beh, ma non è, ecco, un elemento, no, 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 di poco conto, no, no, questo. Io dico sempre... gli Stati, sì, Uniti d'America, sì, tanto, sì, criticati, sì, c'è Donald, sì, Trump, sì, è cattivo, è antipatico, però l'amministrazione americana questo ha deciso. Per le piccole e medie imprese, proprio quegli esercizi che dicevi te, purtroppo saranno gli ultimi a aprire. Bisogna avere... allora, finita. Bar, ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari saranno gli, certo, ultimi a aprire. Agriturismi. E agriturismi, come, certo, no. Posso... Allora, noi vediamo intanto che succederà stamattina...
Intanto è in corso a Palazzo Chigi una riunione tra Conte, il ministro dell'economia Gualtieri e i capi delegazione di maggioranza dei partiti di maggioranza. Ovviamente ne diamo notizia, ma insomma i contatti sono costanti e continui sia nella maggioranza sia tra maggioranza e opposizione. Buongiorno cara Mirta. Buongiorno caro Andrea, allora buon lunedì, abbiamo oggi moltissime cose di cui discutere, abbiamo la parte sanitaria, la discesa finalmente dei numeri, ma anche il tema delle mascherine, queste benedette mascherine, bisogna metterle tutti, non bisogna farlo, ne parliamo stamattina con Graziano Del Rio, con Matteo Bassetti, infettivologo, con Augusto Mizzolini, arriva il sindaco di Bergamo Giorgio Goro, ci deve dire cosa sta accadendo in quella città martoriata che è Bergamo, vi faremo vedere un macchinario che fa i tamponi in 20 minuti e ancora abbiamo naturalmente molte delle nostre storie, dillo a Mirta, poi arrivano il tema economico perché a Palazzo Chigi noi saremo collegati da Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri sui temi dell'economia, con Lucia Mattioli che è la candidata alla presidenza di Confindustria, Michele De Palma, Chicco Testa, Alessia Morani, poi arriva Andrea Gambotto, il medico italiano che a Pittsburgh ha inventato il cerotto vaccino che potrebbe essere la vera rivoluzione, ancora Carlo Cottarelli, Alessandro Ghisleri, moltissime cose per voi. Grazie Mirta, allora chiudo con un tweet che chiedo a Roberto Sommella, hai qualche timore rispetto al decreto di oggi, poi vedremo il decretone di prima di Pasqua, c'è qualcosa che non ti quadra? Parlo ovviamente delle anticipazioni, di quello che si è saputo. Soldi subito senza scartoffie, senza questo scartoffie. È il tweet. Questa deve essere la linea, sì. Diciamo, l'imperativo. Benissimo, grazie, grazie a tutti i nostri ospiti, vi lascio con Mirta Merlino, come sempre nella mattinata della 7, noi ci vediamo domani intorno alle 9.40, buon proseguimento con la nostra emittente.